vedere le associazioni che hanno organizzato questa manifestazione, che dopo 20 anni di nostra manifestazione è come il primo giorno, è come il primo giorno che ci siamo messi noi a combattere questa arteria inutile. L'abbiamo capito, l'abbiamo fatto capire cercando con tutti i mezzi di farlo capire alla popolazione di Brusinello e del Trentino. E questa manifestazione che è venuta dai ragazzi che a tempo che ho iniziato io 20 anni fa erano all'asilo, dà il senso di quello che è la battaglia. Rivedo questi ragazzi i miei primi anni di battaglia e anche noi del comitato, 20 anni non li sentiamo, è come se fosse sempre il primo sugli ordini d'Italia. Le ragioni per la corsa per i bis sono sia di ordine ambientale che di ordine così economico e politico. L'ordine ambientale è quello della devastazione del nostro territorio, quindi un forte impatto sul paesaggio. Un intercettamento, così depauperamento delle risorse idriche sicuramente del massiccio della Vigolana, che è attraversato da quella galleria di valico, e poi anche un discorso di rumore, fastidi da anche 11 anni di cantiere, quindi insomma immaginiamoci cosa comporta per la nostra Valle Galina. Dal punto di vista economico è un discorso di cosa vuole fare Trentino da grande, se noi dobbiamo essere territorio solo di transito o se vogliamo così coltivare una crescita economica fondata sull'unico bene che abbiamo noi in realtà e con quale siamo concorrenziali con l'esterno, che è l'ambiente e il territorio. La Valdastico, la Trentino Valdastico è un'opera costosissima, probabilmente più costosa di quanto sia stato finora ipotizzato, e la cui costruzione si giustifica sulla base di alcune speranze legate all'aumento di traffico, all'aumento di commerci, ai benefici che ne verrebbero al traffico in altre aree, di diminuzione di traffico. Sono tutti presupposti quasi sicuramente sbagliati, alcuni clamorosamente sbagliati, a fronte di molte certezze che ne riguardano appunto i costi e i danni che ne verrebbero dal punto di vista idrogeologico. E quindi bisogna in qualche modo fare lentamente un'opera di controinformazione, di serena riflessione, ecco, per ricordare piccole verità.